Alla prossima estate non manca poi molto, ma la sensazione è che anche quest'anno ci sia ancora molto lavoro da fare. E al di là della programmazione della politica e delle amministrazioni locali, l'incognita più grande è tuttora rappresentata da quelle che saranno le condizioni dei litorali e dei mari calabresi. Gli ultimi mesi sono stati in questo senso ricchi di novità, a cominciare dalla maxi operazione eseguita dalle scorse settimane e che oltre al risultato ha esaltato il lavoro di squadra messo in campo dalle due procure di Vibo e Lamezia, la Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Occhi puntati sul litorale lamentino che comprende i tratti di costa da Gizzeria a Pizzo. È qui infatti che si concentrano alcune delle criticità più rilevanti e ingombranti, a causa anche della presenza dell'area industriale da un territorio tanto vasto quanto difficile da controllare. Ci vorrebbe insomma un progetto che possa partire dal basso per vedere quali sono le criticità e piano piano cercare di intervenire per risolvere il problema. Non ultima quella dell'area industriale, per esempio, no? Non è che possiamo far finta che non ci sia un'area industriale in quel di Lamezia, che è proprio nel Golfo, nel centro del Golfo. È chiaro che anche là gli scarichi andrebbero controllati, verificati che tutti quanti possano essere in regola con quelle che sono le norme e vedere se c'è qualcuno che non rispetta queste regole, denunciarlo per ciò che è di competenza, insomma, vorremmo che ci fosse un controllo un po' più attento del territorio. Le preoccupazioni di Legambiente Lamezia sono poi legate ai possibili sviluppi del tanto atteso porto turistico, un'incognita dell'eventuale impatto, ancora tutto da decifrare. Il discorso del porto turistico a me non può che far piacere, l'idea di un mega progetto così imponente che probabilmente in Calabria, per come siamo abituati a fare, non si realizzerà mai. Però nel caso in cui ci dovesse essere veramente qualcuno interessato ad intervenire, noi come Legambiente siamo chiaramente per un aspetto, come dire, ambientale fondamentale, cioè nel senso che vogliamo creare veramente qualcosa di grande, qualcosa di un progetto veramente bello, allora facciamolo, come dire, ambientalmente compatibile. Ecco, cioè, cerchiamo di capire che la tutela dell'ambiente passa da ogni cosa che noi andremo a costruire.